Poracci, stavolta vi siete superati. Non è stato affatto semplice scegliere la risposta più creativa, quindi il premio va a Saka, che mi fa sentire a casa con un po' di romanaccio. The Legend of... Ah, oh, me gratti la schiena? Ora sorprendetemi, qual è il titolo di sta schifez... gioco? Solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se nessuno ascolta perché tutti quanti chiudono il video dopo il quiz iniziale, lo so. Edizione speciale perché oggi ci concentreremo solo ed esclusivamente sul direct di ieri sera. C'è tantissimo da dire, infatti è stata una presentazione ricchissima e non vedo l'ora di fare il punto della situazione con voi, per capire cosa ha funzionato, cosa poteva essere gestito decisamente meglio e cosa aspettarci dal futuro di Nintendo. Prima di iniziare, come al solito, vi devo rimproverare. Guardate che lo so che più della metà di voi non è neanche iscritto al canale, quindi rimediate immediatamente. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Poi, se per qualche strano motivo volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Patreon, il Patreon de Poracci. Trovate tutte le informazioni nel link in descrizione. Iniziamo! Allora, partiamo dal presupposto che, tolto il titolo volutamente provocatorio, sono rimasto estremamente soddisfatto da questo Direct, nonostante gli annunci più importanti non vadano a ricoprire direttamente i miei gusti personali. Ma alla fine poco importa, e anche da come state rispondendo voi, nonostante l'orario a dir poco proibitivo, la conferenza vi ha convinto. È stato estremamente piacevole seguirla insieme a tutti voi, e credo che la soddisfazione più grande sia stata quella di aver costruito a dovere l'arrivo a questo Direct. Nelle ultime settimane abbiamo più e più volte analizzato rumor e indiscrezioni, ipotizzando prima l'esistenza del Direct e poi sbilanciandoci su quale potesse essere il suo contenuto. Ed è sempre una grande soddisfazione vedere i propri sforzi ripagati con un Direct che ha seguito quanto abbiamo tracciato, ma ha lasciato comunque spazio per alcuni reveal decisamente inaspettati. Tutto questo giro di parole per ringraziarvi ancora una volta, non solo per aver fatto nottata ieri, eravamo tantissimi, ma anche per avermi seguito in tutto il percorso, non perdendovi mai un TG Poro. Spero che ieri sera vi siate divertiti tanto quanto mi sono divertito io. Ma basta con l'autocelebrazione e passiamo al succo del discorso. Inizierei con un riassunto di tutto quello che è stato annunciato nel caso qualcuno di voi si fosse perso la presentazione. A sorpresa, il Direct si è aperto non con il reveal del personaggio di Smash, ma con l'annuncio della prima grande espansione di Monster Hunter Rise, un piccolo teaser per tenere alto l'hype intorno al titolo. Sunbreak arriverà la prossima estate. A seguire abbiamo avuto un nuovo approfondimento per Mario Party Superstars, il nuovo capitolo della serie di giochi da tavolo che sarà una sorta di collection dei migliori minigiochi e tabelloni visti nel corso della serie. L'uscita del titolo è prevista per fine ottobre e, se andate sul sito ufficiale giapponese, potete dare uno sguardo al gameplay di tutti e 100 i minigiochi presenti in Superstars. Passiamo poi a Voice of Cards, The Isle Dragon Roars. Non che un gioco di carte sia proprio il mio genere, ma una volta visti i nomi coinvolti, l'hype è salito e non di poco. Con Yoko Taro come direttore creativo, possiamo aspettarci un gioco completamente fuori di testa, anche questo previsto per fine ottobre. Super super hype per la versione Final Cut di Disco Elysium, uno dei GDR più atipici e interessanti degli ultimi anni, che il 12 ottobre approderà anche su console ibrida. Per me è un genere che rende al massimo importabilità. Io ho aspettato di vederlo su Switch per comprarlo, ma c'è un ma. Abbracciando un trend sempre più diffuso, è stata ufficializzata anche la versione fisica, in uscita nei primi mesi del 2022. Da collezionista non posso che preferire di aspettare qualche mese in più per mettere le mani sull'edizione su schedina. Il pass di espansione di Hyrule Warriors accoglie il secondo DLC, che questa volta aggiunge personaggi, mappe e anche una nuova storyline. Vi lascio qualche secondo di endcard con tutti i dettagli per valutare un potenziale acquisto. Correva l'anno 1999 quando un giovane Poro, super fan di Final Fantasy, si giocava con gusto a qualsiasi cosa riportasse il nome del brand in copertina. Ricordo chiaramente di essermi appassionato anche a una mezza ciofeca come Chocobo Racing, e vedere annunciato in esclusiva per Switch il suo seguito spirituale, Chocobo GP, è stato un vero colpo al cuore. In questo GP sono palesi le similitudini con Mario Kart, e tutto sommato, perché no? Bisognerà aspettare il 2022, però intanto vi farei notare come Square Enix sta supportando in modo bizzarro la Switch. Su console ibrida abbiamo di tutto, sia in modalità classica che cloud, ma non i veri pezzi da 90, tipo Nier o Kingdom Hearts. Bah,
Ed eccoci finalmente alla prima vera bomba del Direct, Kirby e la Terra Perduta. Dopo anni di ristagno creativo, una delle principali icone di Nintendo farà il grande passaggio, abbracciando in toto un motore di gioco in 3D e aprendo il suo gameplay a quella che sembra una struttura open world. C'è chi parla di Kirby Odyssey, io ci ho visto la solitudine e la desolazione della terra di Nier Automata, con un design dei nemici che mi ha ricordato Galaxy e una palette cromatica ispirata a Balan Wonderworld. Bel minestrone, insomma. Scherzi a parte, sulla carta il gioco ha un grande potenziale ed era l'annuncio giusto da fare per questo Direct. Peccato che si sappia ancora troppo poco per sbilanciarsi sulla qualità effettiva del gioco, e a dirla tutta mi è sembrato un titolo praticamente in pre-alpha, con una realizzazione tecnica a tratti scarna e nessun indicatore a schermo. Staremo a vedere, l'uscita è prevista per la primavera 2022 e mi aspetto grandi cose da Kirby e la Terra Perduta. L'annuncio di un major update per Animal Crossing New Horizons, che arriverà a novembre e sarà introdotto da un Direct dedicato a ottobre, è l'occasione perfetta per fare un piccolo passo indietro e ricordare che anche Smash avrà la sua presentazione dedicata. Masahiro Sakurai presenterà l'ultimo Smash Direct di Ultimate, e forse della sua carriera, il prossimo 5 ottobre. Inutile dire che sarà un evento epocale e speriamo che il personaggio misterioso si riveli all'altezza del posto che occuperà nella storia di Smash. A seguire poi una rapida carrellata che ha svelato un aggiornamento contenutistico per Mario Golf Super Rush, titolo uscito sugli scaffali palesemente prima che il team di sviluppo avesse il tempo necessario per rifinire al meglio il progetto. Uno dei porting più scandalosi mai visti da 3DS, e molti in chat sono impazziti pensando che questa scena indicasse una possibile partecipazione di Topolino su Smash. Che vi dice la testa? E la remaster di KOTOR a cura di Aspyr, team che si è occupato di spammare su Switch tutti i giochi di Star Wars usciti fino al 2010. Intendiamoci, si tratta di uno dei GDR più importanti della storia del videogioco, ma fa un po' strano vedere un porting del genere quando sulle altre piattaforme si fantastica sull'arrivo del remake. A sorpresa arriva anche Dying Light 2, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, e Techland ha deciso di seguire la strada del cloud, opzione che sono sicuro sempre più aziende sceglieranno nei prossimi anni. Tra l'altro, nella versione americana del Direct è stato annunciato anche il primo capitolo, non in cloud, in versione Platinum, in uscita il 19 ottobre. Ma non è chiaro se noi europei non siamo stati presi in considerazione. È arrivato poi un importante aggiornamento sul seguito spirituale di Octopath Traveler, chiamato ora ufficialmente Triangle Strategy. Il gioco promette sempre meglio, grazie anche al feedback ottenuto con la demo, e la data di uscita è fissata per il 4 marzo 2022, con tanto di Collector's Edition super figa che, una volta tanto, è più bella di quella pensata per il suolo giapponese. Chi è? Dopo l'ennesimo spam molesto su Dread, dove ho praticamente chiuso gli occhi per non rovinarmi più il gioco, è stato il turno della vera bomba. Il Nintendo Switch Online si aggiorna e i rumor ci avevano preso, o meglio, quasi. Il servizio base rimarrà immutato, ma a questo si affiancherà un pacchetto aggiuntivo che includerà anche una selezione di titoli provenienti dal Nintendo 64 e dal Sega Mega Drive. Nonostante il tanto rumoreggiato Game Boy non abbia fatto la sua comparsa, l'offerta del pacchetto aggiuntivo rimane comunque golosa. Peccato che non sia stato comunicato a quanto ammonti il rincaro. Tra le grandi sorprese c'è sicuramente la presenza di Banjo-Kazooie tra i titoli che arriveranno col tempo, e la conferma che Nintendo produrrà due controller wireless, dal prezzo decisamente proibitivo, per giocare a questi emulatori proprio come se fossero gli anni 90. Le versioni emulate sembrano essere parecchio spartane, ma Nintendo ha promesso, almeno per i titoli N64, il supporto al multiplayer online. Niente male. Dopo una bomba del genere sono comunque continuate le sorpresone. Ecco quindi che in una carrellata apparentemente innocua sono comparsi sia la Castlevania Advance Collection, identica come l'avevamo descritta nei rumor e disponibile per ora in digitale al prezzo di soli 20€, e anche l'inaspettato remake di ActRaiser, una vera gemma del catalogo SNES, che porca miseria deve assolutamente uscire in edizione fisica. Poi è stato il turno di Deltarune, che dopo essere stato annunciato pochi giorni fa senza preavviso per PC, porta il suo secondo capitolo anche su Switch, ovviamente in forma gratuita. Tocca poi alla carrellata più inutile della storia, la cui unica funzione è stata quella di farmi demonetizzare il video, e poi colpo di scena. Sale sul palco Miyamoto, prende un infarto più o meno a tutti quanti e che fa? Si mette a parlare del film di Super Mario. Shigeru ha presentato il cast di doppiatori che prenderanno parte alla produzione,
prevista per fine 2022 in Nord America. L'idea ci sta e sicuramente mette curiosità vedere nomi del calibro di Chris Pratt, Jack Black e Seth Rogen legati all'universo del Regno dei Funghi. Ma non vi nascondo che mi mette un po' di tristezza vedere il papà di Mario ormai completamente estraneo al mondo dello sviluppo videoludico. Impagabile però la riverenza con cui Koizumi si rapporta col maestro. È così rispettoso che tiene lo sguardo abbassato tutto il tempo. Geniale. Ci avviciniamo alla chiusura e, come avete pronosticato, c'è stato un corposo focus su Splatoon 3, che sembra ampliare notevolmente quanto visto in Splatoon 2, che a sua volta era quanto avevamo visto in Splatoon 1. Il gioco comunque promette molto bene e penso che questa volta lo vivrò da subito, quando il supporto da parte di Nintendo sarà ancora presente e la community più attiva. Se vi interessa, trovate sul sito americano di Nintendo tantissimi dettagli su storia, personaggi e ambientazioni. Il finale? Finalmente Bayonetta, che rompe la maledizione del teaser trailer che la perseguitava dal 2017. Il terzo capitolo è un gioco in pieno stile Platinum Games e non sono mancate le trollate e i meta riferimenti tipici dello stile di Kamiya. Il gioco è previsto per il 2022, speriamo solo non arrivi in coda del prossimo anno. Vi lancio una prediction: in questo gioco Bayonetta non sarà la protagonista. La utilizzeremo solo nella prima area di gioco, quella vista nel trailer, e poi succederà qualcosa di catastrofico che porterà il giocatore a controllare un altro personaggio nel corso dell'avventura. Non lo so, la sento così. E questo era tutto, ora però voglio parlarvi di quello che secondo me ha funzionato durante la presentazione e di quello che invece mi ha deluso, nonostante poi, come vi ho già detto, ritenga questo Direct come una delle migliori presentazioni del 2021. Poracci, c'è poco da fare, il ritmo è stato perfetto, Nintendo ha posizionato benissimo i vari big, intervallandoli con tante carrellate di vario interesse che spaziavano tra i generi più disparati in modo da accontentare tutti i gusti. L'importante è che non ci sia stato nessun allungamento di brodo e non ci sia stato un vero protagonista rispetto ad altri. In questo senso credo che la decisione di omettere Smash e Animal Crossing sia stata la scelta più saggia da fare. Sono titoli seguitissimi, ma che rischiano di affossare il ritmo di una presentazione e quindi di scontentare chi non è interessato a quella determinata serie. Oltre alla forma però anche il contenuto. Kirby e Splatoon non sono certo il mio pane quotidiano, ma è innegabile che siano titoli importantissimi all'interno delle IP Nintendo. C'era bisogno di dare un forte segnale di rinnovamento con Nintendo Switch Online e così è stato. Inoltre, a parte qualche riempitivo, direi che il 90% dei titoli erano di qualità alta e ognuno avrà trovato quello che cercava. Certo, è mancata la bomba epocale come può essere un Mario in 3D, un nuovo Zelda come è stato per Breath of the Wild 2 alle 3 o il ripescaggio di qualche brand sopito. Ma non può esserci spazio per tutti e per quanto faccia male non vedere Xenoblade Chronicles o il nuovo Donkey Kong, è giusto che gli annunci non si mangino spazio a vicenda. Questo Direct, evidentemente, non era l'occasione giusta per tirare fuori i determinati nomi. Un'altra piccola critica la muovo alle differenze regionali tra i vari Direct, che secondo me non fanno che causare confusione. Dalla libreria del Nintendo 64 ad approfondimenti su Project Zero e Shin Megami Tensei 5, passando per il modello diverso di controller Mega Drive, fino a tante piccole discrepanze, il Direct giapponese ha presentato numerose differenze con le versioni occidentali, diverse tra di loro anche per Dying Light. Scelta che proprio non comprendo. Il vero scivolone però per me c'è stato sul pacchetto aggiuntivo dell'NSO e sono state molteplici le cose che non hanno funzionato. È a dir poco irrispettoso presentarsi con un'offerta del genere a poco più di un mese dal lancio senza esplicitare con chiarezza il piano tariffario, ma lasciare tutto all'incertezza più totale. Atteggiamento che si riscontra anche nella poca trasparenza con cui vengono presentati gli aggiornamenti delle varie librerie, che speriamo vengano gestite in modo più costante rispetto ai cali di ritmo e di qualità che hanno afflitto NES e SNES. Poi l'aver scelto di aprire l'offerta con Super Mario 64 è forse lo smacco finale al consumatore, che ancora una volta ci ricorda quanto sia stata una presa per i fondelli la 3D All Stars, collection venduta come celebrativa, ma che alla fine è stata una delle operazioni commerciali più scandalose di sempre da parte di Nintendo. Poi, se vogliamo dirla tutta, il prezzo dei controller è fuori di testa e la libreria Mega Drive è interessante, sì, e anche inaspettata, ma come mi avete fatto notare,
già disponibile su eShop tramite Mega Drive Classic Collection. Insomma, se da una parte c'è bisogno di migliorare l'offerta dell'NSO e non sono contrario a prescindere a un eventuale rincaro opzionale, tutta l'operazione è stata gestita in modo abbastanza dubbio, anzi, lasciatemelo dire, Nintendo ha fatto la Nintendo al 100%, ed è un peccato perché vorrei tanto gioire per una novità del genere, o magari per l'arrivo di una Virtual Console, ma così non lo so. C'è proprio l'impressione che si sarebbe potuto fare di più e meglio. Tolto questo, per me rimane una presentazione ottima. Nonostante le mille difficoltà nell'organizzare il flusso di produzione e distribuzione nell'ultimo anno e mezzo, direi che Nintendo è riuscita a salvare in corner alla fine di questo 2021, che, videoludicamente parlando, ha ancora molto da dire all'utenza Switch. Mancherà il titolo epocale, ma quest'autunno e inverno saranno tutt'altro che scarni. Offerta che Sony, ad esempio, non è riuscita a raggiungere, proponendo sostanzialmente una voragine colossale da ottobre fino ai primi mesi del 2022. Quindi un ottimo Direct, tante belle novità e una prospettiva dei mesi a venire decisamente emozionante. Cioè, vi rendete conto? Mancano 2 settimane all'uscita dei Dread, ma che volete di più? E voi poracci, cosa ne pensate di questo Direct? Vi ha convinto? Cosa avreste cambiato? Vi ringrazio nuovamente per essere arrivati fino in fondo e per tutto il supporto che mi date sotto a ogni video. Noi ci vediamo lunedì, riposatevi, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Diretto, Michele ti aspetto. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Devastato.